Ora sì. Buongiorno a tutti, sono Lodovico Stail e siamo in attesa di contattare Maurizio Viroli, che aspettiamo da un momento all'altro. Intanto direi, mentre lo aspettiamo, vi dico chi è esattamente Maurizio Viroli, anche se probabilmente avete letto qualcuno dei suoi libri o qualcuno dei suoi articoli che spesso vengono ospitati su diversi quotidiani. Allora, intanto vi dico che Maurizio Viroli è professore emerito al Department of Politics della Princeton University. Sto leggendo perché è una lunga lista di docenze seminate in giro per il mondo. È professore di teoria politica e storia del pensiero politico alla University of Texas di Austin. È professore di comunicazione politica e storia del pensiero politico all'Università della Svizzera Italiana. E in questo momento è collegato dalla sua casa di Piazza Santo Spirito a Firenze, perché in questo momento è visiting professor all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e all'Università di Urbino Carlo Bo. Due parole in più mentre aspettiamo che si colleghi. Due parole in più sul fatto che lui è, che Maurizio Viroli è visiting professor a Urbino, come dicevo, in particolare perché ha organizzato 12 lezioni rettorali destinate agli studenti dell'Università Carlo Bo sul tema dell'etica e della coscienza civile. L'idea un po' da sempre di Maurizio e della moglie Gabriella è quella di di offrire, potremmo dire, un supporto didascalico ai ragazzi, agli studenti, con uno spirito direi animato da alti valori civili che collegano appunto l'attività di Viroli all'acquisizione da parte dei ragazzi dei valori etici e di coscienza civile, con l'idea, diciamo, che tutti quanti possano diventare buoni cittadini di una patria repubblicana. Con Maurizio potremmo definirla, come dire, un buon repubblicano mazziniano, ecco. Poi adesso magari lui ci dirà di più. Aspettiamo sempre il collegamento. Guardo Camillo che mi sostiene in questa partita. Intanto continuo a raccontarvi di lui. Dunque, ha pubblicato per diversi editori, per Rizzoli, per Einaudi, per La Terza. Lui probabilmente ha perso il conto di quanti libri ha pubblicato per La Terza, glielo dico io, sono 10, li ho contati ieri, e quindi, anche se appunto poi ha pubblicato anche per altri editori, mi sento di dire che il suo editore di riferimento sia a tutti gli effetti diventato La Terza. Ancora in attesa del collegamento, ancora due parole su di lui. Maurizio è un sfegatato tifoso del Cesena, fonte di tanti dolori, e appunto le sue frequentazioni dello stadio Aldo Manuzzi nel quartiere La Fiorita di Cesena sono sicuramente per lui appunto dei punti di riferimento, diciamo, della sua vita. Lui stesso è stato un ottimo calciatore e ama sempre ricordare il fatto che il suo grande successo
all'Università di Princeton, è sicuramente collegato ai suoi insegnamenti di filosofia del Rinascimento, in particolare appunto su Machiavelli, ma anche moltissimo al successo, diciamo, da lui ottenuto sui campi di calcio di Princeton in partitelle con gli studenti che ne hanno glorificato appunto le sue prestazioni sportive. Dunque, sono sempre in attesa del collegamento. Scusate molto. Dunque, un attimo solo. Eccolo qui, Maurizio Viroli. Avevo visto. Eccolo qua. Ancora un attimo, scusate, qualche problema tecnico. Ecco, mi sembra che ci siamo. Eccomi. Eccolo. Ciao. Dunque, allora, ho raccontato chi sei nel frattempo e quindi non ripeterò le tue glorie, la lista delle tue glorie accademiche. Fidati che ho detto tutto. Dunque, mi fa piacere intanto vedere che non sono l'unico ad avere i capelli lunghi, però per te il problema direi che è sicuramente meno grave che per me, perché tu li hai sempre avuti. Invece per me, confesso che in questo momento di barbieri chiusi è davvero un problema inquietante. Dunque, prima di iniziare la nostra chiacchierata sul tema che tu sai all'origine di questa diretta, voglio avvertire tutti quanti che è in corso un sondaggio che risponde a questa domanda che leggo appunto per essere sicuro di comunicarla nel modo corretto. In un mondo così globalizzato, ha ancora senso parlare di patria? Ti posso comunicare che in questo momento il 56% di coloro che ci guardano ha risposto no, e quindi naturalmente questo ti farà riflettere, come appunto ti ho definito prima, un patriota mazziniano. Quindi. Dunque, la nostra chiacchierata parte, è giusto che parta, mi sembra, da quello che sta avvenendo in questo particolare momento. Il particolare momento ci fa vedere appunto un palazzo Chigi illuminato col tricolore, l'inno dei Mameli cantato dai terrazzi delle abitazioni, e diciamo questa retorica che potremmo definire un po' dolciastra del quanto siamo bravi, del ne usciremo migliori, rimanda evidentemente a un patriottismo a vederlo, diciamo, un po' facile. Secondo te questo che stiamo vedendo è un fatto complessivamente positivo oppure dà da pensare nel senso che poi in questo momento, come sappiamo, ci sono dei cedimenti in direzione nazionalistica che fanno pensare. Come giudichi, ecco, questo il patriottismo che noi stiamo vedendo, che noi stiamo vivendo in questi giorni di pandemia? Ma mi sentite innanzitutto?
Sì, ti sentiamo. Ah, benissimo, mi scuso per i capelli che, come tu hai notato, sono più lunghi del solito e mi fanno somigliare a una di quelli aging rock star, quei vecchi cantanti un po' invecchiati, parecchi invecchiati, mi scuso. Per quanto riguarda la tua domanda, ne usciremo migliori quanto siamo bravi? Non sono considerazioni che io sostengo, non fanno parte della mia idea di patriottismo. Perché, e qui forse è bene chiarirlo subito, quando io parlo di patriottismo, e tu hai fatto bene a indicare che il mio punto di riferimento è l'insegnamento di Mazzini, io parlo di un'idea che ti dice che tu devi amare la libertà comune della tua patria e rispettare tutte le patrie e tutti i popoli. Ed è un'idea, permettimi di chiarire, che, quando intende, che per amare la patria intende servire il bene comune e prendersi cura dei tuoi concittadini, soprattutto Mi dei dicono se puoi metterti le cuffie. tuoi. Non ce ne ho le cuffie, non ne Abbassa un ho. po' l'audio. Ah, no. Allora, un momento che abbasso io il mio audio. Ecco, forse meglio così? Io sento bene. Sì. C'è un po' di ritorno, ma sento bene. Avrei dovuto procurarmi delle cuffie, mi scuso. Ecco, spero che vada bene. Sì, Chiedo. ripeto, il patriottismo, come lo intendo io, è questo ideale, un ideale che ha al suo centro il valore della libertà. Il nazionalismo, nella sua storia, a partire dalla fine del Settecento, è un'idea politica che ti dice che tu devi amare e sostenere la tua nazione. E per nazione intendono l'unità etnica, l'unità culturale, l'unità linguistica e la potenza della nazione. Mentre il patriottismo, come ho spiegato, ha la libertà come suo valore centrale, il nazionalismo ha sempre avuto come sua idea fondamentale l'esigenza di unità, di coesione o di potenza della nazione. Mi spiego con un esempio, poi arrivo subito alle considerazioni più attuali. Nel Risorgimento, Garibaldi ruolò dei volontari per andare a combattere in Francia, nella Francia attaccata dalla Prussia, in nome del patriottismo. Qualche decennio più tardi, Mussolini, nazionalista, invase la Francia già sconfitta da Hitler. Nel Risorgimento i patrioti italiani mazziniani andarono a combattere per la libertà della Grecia contro i turchi e Mussolini, nazionalista e fascista, andò ad attaccare la Grecia e a distruggere la libertà della Grecia. Questo mi pare che indichi chiaramente la differenza. Ora, c'è qualcosa di ma non c'è niente di male ad amare la non c'è niente di male a cantare l'inno di Mameli, ma secondo me bisogna che ci sia consapevolezza che c'è un modo giusto di amare la patria e c'è un modo sbagliato. C'è un orgoglio giusto di sentirsi italiani e c'è un orgoglio sbagliato. Ho cercato di spiegarlo in tanti anni, ma non ho avuto ancora, fino adesso, un buon successo. Ecco, però scusa Maurizio, il concetto di nazione nasce un po' come concetto democratico, perché nasce di fatto nel 1789, durante la Rivoluzione francese, e per contrastare l'idea della sovranità come collegata al diritto divino. E quindi, in fondo, la nazione, il concetto di nazione che rimanda direttamente alla parola nazionalismo, nasce con un'accezione che noi potremmo sicuramente definire positiva, dopodiché transita attraverso il Rinascimento e arriva al fascismo. Allora ti chiedo, in sostanza, quand'è esattamente che il concetto di nazione, quindi non mi riferisco al concetto di patria, su cui poi torneremo, ma il concetto di nazione, quand'è che si sposta, diciamo, da democratico, dall'ambito della democrazia, diciamo, collegabile appunto ai valori rivoluzionari, al totalitarismo, poi del fascismo e del nazismo? Qual è il momento? Caro Ludovico, io prima ho parlato di nazionalismo e non di nazione. Il termine nazionalismo
entra in circolazione prima della rivoluzione francese nelle opere di Herder, soprattutto nel saggio Ancora una filosofia della storia. Quindi parlare di nazionalismo bisogna andare a vedere quando il termine viene usato. Viene usato, come ho spiegato, per sostenere che per la crescita e la realizzazione morale e intellettuale degli individui bisogna che gli individui vivano in una nazione intesa come comunità, come unità culturale. È verissimo quello che tu dici, che il termine nazione, che l'ideale della nazione, soprattutto con la rivoluzione francese e soprattutto nell'Ottocento, nei movimenti di emancipazione nazionale, tra i quali che il nostro risorgimento assume un significato di emancipazione dal dominio straniero. Ma appunto una cosa è la nazione, un'altra è il nazionalismo. Poi tu mi chiedi quando è che avviene il passaggio dall'idea democratica di nazione, proprio per esempio di Mazzini, proprio del patriottismo italiano dell'Ottocento, all'ideale nazionalistico della nazione. Bene, si vede, è più o meno collocabile attorno alla fine dell'Ottocento. Realizzata in Italia l'unità nazionale, prevale l'argomento che l'ideale fondamentale, che il principio fondamentale della nuova nazione italiana non deve essere più l'ideale mazziniano della libertà dell'Italia accanto alla libertà di tutte le nazioni, ma bisogna perseguire il fine della potenza nazionale, che si deve affermare nel confronto, nello scontro, nella guerra contro le altre nazioni. Ci sono dei testi chiarissimi nei discorsi di Francesco Crispi alla Camera, quale dice chiaramente non siamo più l'Italia del Risorgimento. E ci sono dei testi ancora più chiari all'inizio del regime fascista, per esempio il discorso di Gentile del 1923, nel quale Gentile spiega l'Italia nostra, l'Italia fascista, non è più l'Italia del Risorgimento. Ma è chiaro. I patrioti del Risorgimento, come ho spiegato, lottavano per l'indipendenza dell'Italia e per l'indipendenza di tutte le patrie. I fascisti volevano la potenza della nazione contro le altre nazioni, contro gli altri popoli, una potenza che doveva essere soprattutto potenza militare, potenza ideologica da affermare nella guerra. È chiarissimo. La storia, vedi Ludovico, la storia del pensiero spesso ha intrecci, ha combinazioni, ha sovrapposizioni. Ma nel caso del nazionalismo e del patriottismo, la differenza è chiarissima. Per un patriota, lo ripeto, il valore fondamentale è la libertà. Per un nazionalista è la coesione, è l'unità della nazione, la potenza della nazione, che guarda caso si esprime soprattutto nella guerra. Ecco, però è indiscutibile che anche i valori assolutamente positivi della patria si definiscano un po' per differenza, nel senso che comunque ci sono le patrie e quindi questa sottolineatura, diciamo, delle differenze. Siamo sicuri che, come dire, che tenga lontani determinati cedimenti. In questi giorni stiamo vedendo appunto continuamente anche ci arrivano questi WhatsApp di glorificazione delle nostre qualità nazionali che vanno naturalmente dall'arte che riempie i musei delle altre nazioni, ma che sono cose nostre, diciamo, al fatto, alla nostra buona cucina, al valore, diciamo, intrinseco al parmigiano, al Brunello di Montalcino e al Barolo. Ecco, io mi chiedo in sostanza, no, noi il valore di patria che si era positivamente affermato nel dopoguerra, in una situazione in cui diciamo, l'afflato europeo diciamo, riempiva i cuori di tutti, perché naturalmente era finita la guerra e quindi c'era questo spostamento verso un'idea di comunità appunto molto forte. In un momento, guarda caso, in cui alla fine poi i grandi partiti di massa erano tutti quanti caratterizzati da un ecumenismo di fondo, quindi da un lato il marxismo e dall'altro però anche i partiti cattolici erano sicuramente inquadrabili in un'ottica appunto di carattere comunitario, transnazionale.
Non sarà appunto che c'è un legame effettivamente tra la fine di questo tipo, di questo modello di ideologia e la rinascita del nazionalismo. Come vedi, diciamo, quello che sta avvenendo negli ultimi decenni, perché non è tanto negli ultimi anni. Ma guarda Ludovico, mi riallaccio all'inizio delle tue considerazioni, quando hai parlato di orgoglio nazionale. Bisogna distinguere l'orgoglio dalla boria. L'orgoglio è un sentimento della consapevolezza della propria dignità, come hanno dignità gli altri popoli. La boria è la convinzione che tu sia assolutamente superiore agli altri popoli per qualsivoglia ragione. E mentre la boria è patetica ed è, io la trovo ripugnante, un buon orgoglio di avere alle nostre spalle una storia che non è stata soltanto storia di umiliazioni, di sconfitte, di cedimenti, tradimenti, ma è stata anche una storia che ha avuto momenti molto alti, che ha avuto esempi di grandi italiani che hanno lottato e si sono sacrificati per la libertà. Posta questa distinzione, per me è fondamentale, fra orgoglio e boria, fra orgoglio smisurato e sentimento della propria dignità, vengo alla considerazione finale che tu hai svolto. Sì, è vero, è verissimo. Oggi noi stiamo assistendo ovunque nel mondo a un rafforzarsi, a una crescita di movimenti e di partiti di ideologie nazionalistiche. Come tu sai, io sono anche cittadino americano. Bene, il presidente Trump non fa altro che parlare di America First. Il presidente Trump e l'America, gli Stati Uniti d'America, non sono un paese minore, non sono un paese marginale, sono una potenza mondiale da tutti i punti di vista. Bene, a capo degli Stati Uniti d'America c'è un uomo che nel novembre del 2019 in Francia, in occasione delle celebrazioni per ricordare lo sbarco in Normandia, al presidente francese che denunciava il nazionalismo in nome del patriottismo, Trump ha risposto: What's wrong with nationalism? Bene, ma non è soltanto Trump. Andiamo un po' più in giù nel continente americano. Il Bolsonaro, il leader del Brasile, è un nazionalista. Movimenti, e andiamo a venire in Europa? Bene, in Europa ci sono fortissimi movimenti e partiti nazionalisti, ma tutti parlano di Orbán in Ungheria, ma ce ne sono anche in Germania, ce ne sono anche in Francia. E in Italia, se in questo momento si andasse a votare, due partiti che sono, a mio giudizio, esplicitamente nazionalisti, e infatti uno di loro, Salvini, proclama sempre prima gli italiani, che molto simili a America First di Trump, quei due partiti avrebbero quasi la maggioranza dei voti. Quindi noi stiamo assistendo non a una rinascita di patriottismo, stiamo assistendo a una diffusione di nazionalismo. Vorrei ricordare che quando questo è avvenuto nella storia, quando i movimenti nazionalisti hanno vinto, la prima cosa che hanno fatto è stato distruggere le libertà civili. Quindi siamo di fronte a un pericolo reale. La domanda vera dunque sarà: come contrasti il nazionalismo? Ecco, tu prima accennavi, hai detto a un certo punto una parola per me molto interessante, che è la parola sacrificio, su cui poi vorrei ritornare un attimo, ma con una premessa, e qui forse è utile fare un po' di storia. La patria di fatto pretende, diciamo, un'identità storicamente basata sul sangue. Va bene, sul sangue, diciamo, cioè, potremmo riferirci alla patria come un'entità che ha anche un carattere, come dire, biopolitico, nel senso che sappiamo che la patria è madre, diciamo la madre patria, ci sono i padri della patria, che sono i fondatori, gli eroi del Risorgimento, diciamo. E nel nostro inno nazionale, inizia con la parola fratelli d'Italia, perché se c'è un padre e una madre, ci sono dei fratelli. Allora, questo concetto di identità, così collegato appunto ai valori del sangue, della famiglia, ma la famiglia naturalmente ha un'identità che è un'identità anche di sangue.
Non quest'idea generale, il concetto di, non è un po' pericolosa perché, diciamo, consente uno scivolamento ideologico su valori appunto rischiosi come quello di stirpe, come quello di razza. C'è qualche cosa che si trasmette col sangue alla fine. Non è pericoloso, ecco. Se il concetto di patria fosse sempre ed esclusivamente legato alla razza, sarebbe un concetto per me ripugnante. Ma il mio concetto di patria, ripeto, che è quello massiniano, non ha assolutamente nulla a che vedere con la razza e col sangue. Non lo dico io, lo scrive Mazzini, quando spiega che la patria non è il territorio è solo la base. Dunque, che tipo di legame è il legame di patria? Per noi mazziniani è un legame morale. Mi sento fratello dei miei compatrioti italiani in quanto penso che amiamo insieme la Costituzione repubblicana e gli ideali di libertà. Non è un legame che è dato dal fatto che siamo nati tutti in Italia, ma è dato dal fatto che condividiamo gli ideali di libertà e di giustizia. Del resto vorrei sottolineare che in uno dei paesi più patriottici del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, convivono persone di razze completamente diverse. Allora non sono una patria gli Stati Uniti. Spero che nessuno vada mai negli Stati Uniti. Dire: sentite, voi americani non siete una patria perché avete cinesi, norvegesi, tedeschi, italiani, latinoamericani, che hanno razze diverse. La patria repubblicana, proprio perché è un ideale morale e politico, non solo non ha bisogno dell'identità, dell'uniformità razziale, ma la detesta, ma ne è contrario ad essa. E tocco un punto solo sul sacrificio, poi magari ci torniamo. La Sì. patria non può mai chiedere o imporre a un cittadino di sacrificarsi. La patria può chiedere a tutti i cittadini di affrontare il pericolo di una guerra, guerra esterna, guerra interna, ma una patria che chieda a un cittadino il sacrificio, soprattutto se non è necessario, non è una patria, è una matrigna, è una tirannide che va combattuta. Ecco, volevo tornare appunto sul discorso del sacrificio che tu hai evocato appunto un paio di volte. L'idea del sacrificio dà una dimensione così, proprio anche dal punto di vista lessicale, direi un po' religiosa del concetto di patria. E la patria in effetti viene spesso divinizzata, noi parliamo, cioè l'altare della patria, quindi c'è anche proprio un collegamento lessicale evidentemente molto forte. L'idea del sacrificio, naturalmente, quando si parla di patria, rimanda direttamente alla guerra e quindi, diciamo, ai rischi. In guerra, il primo riferimento che si fa è naturalmente a quello della necessità dei martiri e degli eroi. Ecco, questa qui, secondo te, oggi, in questi giorni si è parlato molto, no, di eroi della patria che sono appunto in questo caso, nel caso del coronavirus, che sono gli infermieri, ma anche i cassieri dei supermercati, i medici, come coloro che portano pranzi e cene a casa. Questa necessità, diciamo, dell'eroe, del martire, tu come la vedi? La vedi come appunto un valore positivo oppure di nuovo come un rischio, diciamo, di cedimento verso una dimensione altra? Permettimi, Ludovico, di distinguere la mia risposta in questo modo. Vorrei toccare prima la questione del sacrificio perché è importantissimo, e in secondo luogo vorrei discutere la tua osservazione sugli eroi, sul ruolo degli eroi. Per quanto riguarda il sacrificio, qui bisogna intendersi sul fatto che la patria può chiedere non a un cittadino in particolare, ma a tutti i suoi cittadini, di lottare e di, se necessario,
rischiare la vita per difendere la libertà comune. Questo da dove lo si evince? Lo si evince dalla nostra Costituzione repubblicana, la quale, vedete tutti, all'articolo 52 afferma che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Sacro dovere vuol dire che la nostra Costituzione ci esorta a considerare come un dovere nei confronti della nostra coscienza la difesa della patria. E poi all'articolo 11 la nostra Costituzione ci insegna anche un altro aureo principio, che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e proclama e promuove la pace e la giustizia fra le nazioni. È tutto qui. Cioè, la nostra patria repubblicana ci può chiedere di rischiare la nostra vita per difendere la libertà comune e ci può chiedere anche di impegnarci e affrontare sacrifici per difendere la libertà degli altri popoli. A me pare che questo sia un principio davvero sacro, un principio di altissimo valore morale. Ed è significativo che sia proprio nella nostra Costituzione, che è stata una Costituzione scritta da uomini e donne che avevano lottato contro il nazionalismo fascista e hanno voluto costruire una patria radicalmente diversa dalla patria fascista, e proprio per questo hanno messo su carta che l'Italia ripudia la guerra, mentre il fascismo esaltava la guerra come strumento di sopraffazione nei confronti delle altre nazioni. Non solo l'ha esaltata, ma l'ha praticata. Perché bisogna considerare un po' i fatti storici, cioè il fascismo non solo ha distrutto le libertà individuali una dopo l'altra, non solo amava tanto gli italiani da assassinarli, come ha fatto nei confronti di Don Minzoni, come ha fatto nei confronti di Matteotti, come nei confronti di tanti altri. Amava tanto l'Italia che costringeva gli italiani all'esilio. E poi è andato a conquistare, ha scatenato guerre coloniali per conquistare l'impero in Africa. E alla fine ha trascinato l'Italia in una guerra insieme a Hitler. Dico a Hitler, tanto il suo amore per l'Italia che l'ha fatta combattere, ha fatto combattere gli italiani a fianco del più grande criminale che la storia abbia fatto. Questo per quanto riguarda il sacrificio. Cioè, può dire l'Italia, voi è il momento, è necessario per difendere la libertà che andiamo a combattere. Non vuol dire mandarti a morire. Ti manda ad affrontare un nemico che può anche ucciderti in guerra, ma deve essere, ripeto, una guerra giusta e la mobilitazione deve essere necessaria. Sugli eroi un discorso molto importante, Ludovico, permettimi di toccare anche questo punto. Io, innanzitutto per eroe si deve intendere la persona che, come dovere, imposto dalla sua coscienza, ritiene di dover affrontare il pericolo della morte per difendere la libertà. È diverso l'eroe dalla persona che vuole combattere, che sacrifica, che rischia la sua vita per ottenere la gloria. L'eroe è colui che si sacrifica, se necessario, per la libertà, non per la gloria, perché glielo impone la sua cosa, non cerca la fama. Cerca semplicemente di adempiere, di rispettare a un impegno che la sua coscienza gli dette. Ora, la questione degli eroi. Quando si continua a sostenere che gli eroi non ce n'è bisogno nei nostri tempi, a me pare che si compia un errore gravissimo di mancanza di saggezza politica. Perché di eroi c'è bisogno. Io continuo a ascoltare, da quando ero ragazzo, la frase di Brecht: beata quel popolo, beata quella patria che non ha bisogno di eroi. E se ne hai bisogno e non ci sono gli eroi, cosa fai? Voglio dire, se tu non avessi avuto uomini come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, uomini come Ambrosoli, come Giorgio Ambrosoli,
E chi avrebbe combattuto e inflitto dei colpi seri e gravi alla criminalità organizzata? Se tu non hai delle persone, degli infermieri, dei medici che hanno non solo rischiato, ma hanno sacrificato la loro vita e quindi sono eroi perché l'hanno fatto per difendere, per proteggere, per tutelare la salute dei loro compatrioti, come fai a combattere un virus, un'epidemia, una pandemia come quella che stiamo affrontando? Se tu non hai delle forze di polizia, io ho avuto l'onore di insegnare alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, lì non c'era nessuno che avesse voglia di far parlare di sé. C'erano tutti uomini e donne, quasi sempre ragazzi giovani, che avevano la consapevolezza che probabilmente avrebbero potuto anche rischiare la loro vita. Se c'è da andare ad arrestare un mafioso, la vita la rischi perché quelli sono armati. Bene, perché lo fanno? Lo fanno perché sentono di avere hanno il dovere, sentono di avere il dovere, hanno accettato questo dovere. Questi sono gli eroi di cui abbiamo bisogno. Se non ci sono, ti devi rassegnare a che cosa? Devi rassegnare che se c'è un'invasione straniera, diventare servo di un'altra nazione. Se sei di fronte alla criminalità organizzata, ti devi rassegnare al fatto che la criminalità organizzata diventa padrone. Se sei di fronte a dei cittadini potenti che vogliono diventare tiranni, ti devi rassegnare al fatto che dovrai essere sottoposto a una tirannia. Quindi di eroi ce n'è bisogno, anche perché gli eroi producono eroi, nel senso che le storie degli eroi hanno sempre ispirato nei secoli altre persone a impegnarsi per la libertà. Benissimo, no, no, sicuramente mi sembra una spiegazione senz'altro esauriente. Volevo toccare un altro tema. Mi scuso, ma dovevo specificare i due problemi. No, no, assolutamente, no, ci mancherebbe, no, no, no. Volevo chiederti un'altra cosa. In Nazionalisti e Patrioti, che è il tuo libro, che in certo modo appunto si collega per amore della patria, che naturalmente voglio assolutamente far vedere, che è questo qua. Tu intitoli un capitolo, leggo per non sbagliare, Il nazionalismo contro il cosmopolitismo e il patriottismo. Quindi tu in sostanza poni da un lato il nazionalismo e dall'altro insieme il cosmopolitismo e il patriottismo. Due domande su questo. La prima, come si conciliano effettivamente il cosmopolitismo e il patriottismo? Perché il patriottismo, insomma, l'idea è che faccia riferimento a una dimensione più o meno grande, voglio dire, che vada dagli Stati Uniti fino a San Marino, comunque sia, diciamo, a una dimensione collegata evidentemente a un territorio. Ecco, il cosmopolitismo e quindi la globalizzazione, che è un po', diciamo, un effetto, l'effetto economico del cosmopolitismo, come si conciliano col patriottismo? Ti ringrazio Ludovico. Alla prima domanda, come si concilia il patriottismo con il cosmopolitismo? La risposta mi sembra abbastanza facile perché si può ricavare dalla storia. Ho citato prima degli esempi di patrioti italiani dell'Ottocento e del Novecento che si impegnarono a lottare per la libertà di altri popoli e quindi in nome, lo dicevano, dell'ideale dell'umanità libera. Ma c'è oltre alla considerazione storica, cioè che di fatto è possibile essere patrioti e cosmopoliti, cioè essere leali all'ideale della libertà della tua patria e leali all'ideale della libertà di tutti i popoli. È possibile in via di fatto. C'è anche una considerazione di principio, ovvero che deve essere possibile. Qui parlo un po' come Kant, deve essere possibile. Sì. Perché Ci un paese. stanno scrivendo giustamente che lo stesso Mazzini conciliava la giovane Italia con la giovane Europa. È un fatto così noto che mi fa piacere che tu lo abbia rimarcato perché dovrebbe dissolvere un equivoco, degli equivoci che continuano a circolare sul patriottismo, ma dicevo deve essere anche conciliabile, parlo come Cantor, mi ripeto,
conciliare l'amore della libertà comune del tuo popolo con la libertà di tutti i popoli. Deve essere possibile, perché un patriota che ami soltanto la libertà del suo popolo è un patriota incompleto, non è sicuramente un patriota nel senso più nobile del termine, che è appunto quello. Però allora voglio dire, questa società così cosmopolita come quella che stiamo vivendo dovrebbe in certo modo portare un po' ad una palingenesi del patriottismo, ad una rinascita del patriottismo. No, Ludovico, ma fammi fare un passo indietro. Cosa rende possibile la conciliazione fra patriottismo e cosmopolitismo? È il tipo di amore, che è dell'amore di patria. Se è un amore caritatevole nei confronti, un ordine di caritas nei confronti dei tuoi concittadini, ed è amore della libertà, senza nessuno sforzo, tu ami anche la libertà degli altri popoli e provi solidarietà anche per gli altri popoli. Cioè la natura stessa dell'amor di patria ben concepito ti fa diventare, permettimi di usare questa espressione, un ottimo cittadino del mondo. Non c'è bisogno di aggiungere niente. Un buon patriota italiano è anche un ottimo cittadino del mondo, perché il suo modo di amare l'Italia che fa sì che egli o ella ami anche e rispetti anche le altre pratiche. La seconda tua considerazione è importantissima. E ho un'idea diversa da quella che tu hai sostenuto. No, mi fa piacere, appunto. No, ma ancora abbiamo discusso tanti anni. Io ricordo quando ero giovane, veniva alla casa editrice La Terza, in quel tavolo a ferro di cavallo, ho ascoltato e ho partecipato a dei dibattiti. Beh, allora ti devi ricordare anche di quando abbiamo visto i mondiali di calcio nel seminterrato. Non me lo ricordare, che siamo fuggiti da un dibattito. Ma prima che tu arrivassi, che ti collegassi, ho ricordato della tua passione per il Cesena e per il calcio. Ecco, naturalmente. Ci dicevamo, diciamo, che una delle cose sicuramente positive, diciamo, di questo momento è che le nostre due squadre, tacerò della mia, hanno smesso di perdere. Comunque, guarda, per tornare all'argomento della nostra conversazione, guarda, secondo me la globalizzazione, sempre globalizzazione, un termine che io detesto, uso poco e a malincuore, sì, sono d'accordo. È un termine logoro, vago. Comunque, se si intende il fatto che le vicende economiche, culturali e politiche del nostro paese sono strettamente connesse alle vicende culturali, economiche e politiche di tutti gli altri paesi, va bene, assumiamo che sia così. Questa è la globalizzazione. Del resto, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto nel 2008 un crack finanziario di alcune grandi banche americane avere effetti devastanti su tutto il mondo. Stessa cosa con la pandemia. Bene, secondo me, alla prova dei fatti, più le persone vengono in qualche modo assorbite dalla dimensione mondiale, più sono sradicate dai loro contesti culturali, dalla loro città, dalla loro tradizione, dalla loro parte, maggiore è la forza non del patriottismo, ma del nazionalismo. Perché? Questo vale soprattutto per le persone, per i ceti più poveri, più svantaggiati. C'è un discorso, infatti, che volevo un attimo affrontare. Tu colleghi sempre il patriottismo all'uguaglianza e il nazionalismo invece appunto alla smania di potere, un po' come dicevi all'inizio. Questo discorso appunto dell'uguaglianza, che si collega al patriottismo, è effettivamente, credo, un discorso molto molto importante. Io in questo momento sto leggendo un libro, naturalmente La Terza di Paul Collier, che in sostanza stabilisce questa sequenza concettuale. Il crollo delle socialdemocrazie ha provocato, diciamo, un aumento, è avvenuto perché aumentava il grado di complessità della struttura sociale. L'aumento della complessità ha provocato disuguaglianza, e qui veniamo
alla nostra questione, la disuguaglianza ha provocato emarginazione e a questo punto le persone, gli emarginati hanno sentito il bisogno di trovare un'altra identità. Questa, ecco, quando appunto l'amor di patria si somma a un problema di identità derivante dall'emarginazione, si ha il nazionalismo. Questa è la teoria, diciamo, che espone Koller. In sostanza, le differenze, però, come su questa analisi probabilmente tu sei d'accordo. Però sembra dire Collier, anzi dice, che alla fine le differenti patrie funzionano tra loro soltanto se le cose vanno bene per tutti. Nel senso che appunto questa ricerca dell'identità che si sposa, che deriva appunto dall'emarginazione sociale, provoca il nazionalismo. In sostanza, una società in cui le cose vanno male automaticamente diventa nazionalista e può essere invece, si può contare su una società di stampo patriottico soltanto quando le cose vanno bene per tutti. Non è un limite questo? Però è una virtù, è un impegno, perché se tu sei un patriota intelligente e devi essere un patriota intelligente, tu devi sapere che se nella tua patria crescono le disuguaglianze sociali fino al punto che milioni dei tuoi compatrioti sono non solo poveri, ma si sentono esclusi, devi sapere che quelle persone che si sentono povere, che si sentono non riconosciute, non stimate, non apprezzate, sono dei perfetti candidati per aderire a movimenti nazionalisti. Come ha insegnato tanti anni fa Hannah Arendt, in quel bellissimo libro Le origini del totalitarismo, chi diventava fascista, chi diventava nazista, o per porre la stessa domanda da un'altra ottica, su quali persone è particolarmente efficace e potente la retorica nazionalista che ti dice: tu sei povero, tu non hai lavoro, tu non hai riconoscimenti, però tu sei tedesco e come tedesco appartieni a una razza superiore. Però tu sei italiano, però tu sei brasiliano. Cioè, maggiore è il numero di persone che non si sentono riconosciute, maggiore è la disponibilità di queste persone a cercare riconoscimento nelle parole di un demagogo che esalta la loro superiorità, che dà a loro quel valore che nella vita sociale non ha. Quindi, per quanto riguarda, c'è un bellissimo, in un vecchio film che si intitolava Mississippi Burning, a proposito Ah, di sì, Mississippi, certo. te lo ricordi? Di Sì. militanti per i diritti civili. C'è una frase bellissima in cui il protagonista racconta che cosa gli disse suo padre, che era un razzista. Dice: "If you are not any better of a negro, whom are you any better of?" Se non sei nemmeno migliore di un negro, di chi sei migliore? Ecco come funziona. Cioè, la persona che si sente, che è socialmente emarginata, esclusa, e soprattutto che è sola, si sente isolata, trova nella retorica nazionalista un conforto potente, perché ricordiamoci, questo, come dicevo, torno ancora ad Hannah Arendt spiegava che coloro che aderirono ai movimenti nazisti, ai movimenti fascisti, erano soprattutto isolated and disconnected individuals, individui isolati senza connessioni sociali. Perché che cosa ti offre il nazionalista? Ti offre una comunità. Tu hai Cammini insieme ad altri, hai un uniforme, marci insieme ad altri, canti insieme ad altri,
vai verso un obiettivo comune. Cioè il nazionalismo è potentissimo proprio nei confronti dei più emarginati, dei poveri e delle persone isolate, perché ti offrono un'identità, diventi almeno qualcuno. Ecco perché bisogna che tu abbia un linguaggio per opporti al nazionalismo che sappia rispondere al bisogno di sentirsi parte di una storia, di una tradizione, di avere dei valori comuni, ma siano valori comuni del tutto opposti, cioè i valori della libertà. Ecco, questo tra l'altro è il libro di Collier, appunto, di cui ti parlavo poco fa, e sempre ricollegandomi però da una prospettiva più storica che non concettuale come quella appunto di Collier, Alberto Maria Banti fa decollare questo tipo di problema con una data precisa, che è il 4 maggio di 1979. Cioè, in sostanza, col governo Thatcher. Il governo Governo, scusa, Thatcher, Thatcher. Thatcher, sì, nel 79, poi Reagan nell'81. Quindi, in sostanza, il neoliberismo, la forza del neoliberismo che provoca le disuguaglianze, l'ascensore sociale smette di funzionare, questo provoca disoccupazione e sottoccupazione. Nasce in quel momento, si sviluppa a partire da quel momento una reazione anti-immigrati e anti-Europa, che poi alla fine è quella della Brexit, è quella di Marine Le Pen, se vogliamo, è quella della Lega Nord. E mi sembra che da un punto di vista storico, quello che dice Collier, appunto, da un punto di vista più di carattere ideologico, che la sequenza in sostanza sia possa essere questa, diciamo, quindi con una data di nascita precisa di determinati problemi per quello che riguarda la nostra storia recente. Ma guarda, se stiamo parlando della nascita e del rafforzarsi di movimenti nazionalisti, mi sembra che Banti, che è un grande amico, un grande storico, benché io abbia verso alcune delle sue tesi un dissenso profondo, l'ho manifestato in passato, non veda bene perché non si può come fare. Collocare, individuare nel 79 l'origine del rafforzamento del nazionalismo. Il nazionalismo ha radici molto più profonde nella storia italiana e nella storia europea. Certo, cresce o decresce, si rafforza o si indebolisce a seconda di determinati fattori, la presenza di determinati fattori. Uno dei quali è indubbiamente l'immigrazione, perché, lo ripeto, per il nazionalista la cultura straniera, o addirittura degli stranieri che entrano, che hanno culture e religioni diverse, sono una minaccia a quello che il nazionalista ritiene un valore fondamentale, cioè l'uniformità, l'omogeneità culturale. Quindi, è un problema, mi sembra, di più, che ha radici più antiche ed è per questo che è così difficile affrontarlo. Vorrei far notare soltanto il fatto che per me, patriota con credenziali impeccabili e una lunga militanza, non rappresenta affatto un problema il fatto che qui in Piazza Santo Spirito, dove sto parlando, in Firenze, ci siano spesso dei giovani immigrati che vengono, per esempio, dal Senegal, uno dei quali lì va a scuola la sera per imparare l'italiano, imparare un mestiere, è un fior di galantuomo, è onesto. Bene, che cosa devo temere da lui? Io ho molto più paura dell'italiano che non paga le tasse, ho molto più paura del mafioso, ho molto più paura di colui che sostiene la criminalità organizzata. Cioè, il fatto di essere un immigrato non è come tale una minaccia, lo è per il nazionalista, ma non per il patriota. Certo, io dirò agli immigrati che loro hanno gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri che abbiamo noi italiani, non è un problema. Senti, abbiamo pochissimo tempo, ma tengo molto a porti un'ultima questione.
Il patriottismo si esprimeva con delle piattaforme mediatiche precise che erano da un lato quella culturale con i melodrammi, le opere liriche, le Ah, giusto. poesie, eccetera. Poi c'era la comunicazione faccia a faccia in cui il grande maestro naturalmente era Mazzini e poi la cosiddetta nazionalizzazione delle masse, come diceva George Mosse, cioè la scuola, l'esercito, le feste nazionali, i monumenti e via dicendo. Oggi la patria come può parlare? Come ha sempre parlato, cioè con la parola, scusa la semplificazione. Il patriottismo è una passione e le passioni possono essere incoraggiate o possono essere combattute con la forza dell'eloquenza, con la forza della parola. Cioè, se tu vuoi far crescere in Italia un sentimento di amor patria che sia amore della libertà comune e solidarietà nei confronti delle altre nazioni, tu devi avere dei maestri, devi avere delle persone che sappiano parlare ai giovani e ai meno giovani, che sappiano citare esempi, che sappiano evocare storie. Poi ascolta, io sono tanti anni che insegno a esule. Lo so, l'ho detto prima che ti collegassi, ho Ah, detto sì, del tuo vabbè. progetto di Urbino, ho detto Oh, del tuo progetto di appunto, il Urbino e di progetto. quello di Asti, naturalmente, Esatto, anzi non ne avevo parlato, ma ne parlo adesso. esattamente. Bene, con l'aiuto di mia moglie Gabriella Sì, Arniani, sì. ad Asti abbiamo tenuto in vita una scuola di educazione civica che rappresenta l'idea del patriottismo, cioè insegnare, non indottrinare, che è ben diverso, insegnare con metodo critico ai ragazzi e alle ragazze, che cosa vuol dire essere cittadini? È fare opera di insegnamento del patriottismo. Stessa cosa a Urbino, le lezioni rettorali sul Esatto, reddito sì, sociale. alla Carlo Bo. Allora, Insomma, volevo solo Agnè, dire dobbiamo questo. chiudere, vi No, devo pensavo avvisare fosse. intanto che domani Giovanni Carletti parlerà con Marcello Flores sul 25 aprile, sul senso del 25 aprile. E poi, niente, se c'è tempo, 30 secondi, vorremmo soltanto sapere che libro stai leggendo. In questo momento sto leggendo ancora Machiavelli perché sto scrivendo un libro, ma guarda un po' che uscirà in Italia se riuscirò a concludere per un editore che si chiama La Ho Terza. E il capito. titolo sarà, tenetevi forti, Tempi profetici, profezia Benissimo. dell'emancipazione sociale nella storia d'Italia. Perfetto, ci salutiamo qua perché stiamo Grazie. per perdere la linea. Ti ringraziamo molto e sicuramente ci sentiamo e ci rivediamo presto. Un Grazie, abbraccio. grazie a te Enrico, Ciao, grazie. ciao.